sui rifiuti, è stato svuotato il sito di trasferenza, sì. Ci sono insomma delle prospettive. Adesso come si fanno passi avanti? Napoli sta lavorando per dotarsi anche di un impianto per l'umido. Ma innanzitutto sottolineiamo con chiarezza che l'ICM è stato svuotato anche in netto anticipo rispetto ai 15/20 giorni che all'inizio ce l'avamo dati, quindi impegno 31 ottobre, 1 novembre, CCM completamente svuotato e non sarà mai più deposito di tal quale di umido, ovviamente diventerà un sito, lo valuteremo e gestiremo insieme al territorio in cui trattare altro tipo di materiali, come accade anche per l'isola ecologica e altro. C'è un tema dell'umido che è un tema nazionale, non è un tema solo di Napoli. E poi sottolineiamo che le sofferenze di questi giorni sono state dovute a un evento eccezionale, che è la chiusura del termovalorizzatore di Acerra di 35 giorni, e il fatto che in alcuni comuni non si sia fatta più bene o non si sia fatta del tutto la raccolta differenziata, questo ha prodotto un carico di umido nel materiale che è andato agli stir, è come mettere benzina sporca nel motore, gli impianti sono stressati, in qualche caso sono rotti, le file sono aumentate e chiaramente abbiamo avuto delle sofferenze. Adesso abbiamo recuperato anche le giacenze ovunque, quindi c'è un grande lavoro di squadra, ma c'è anche un lavoro, e lo dimostrano le scelte che sto piando in questi giorni, anche per volere sempre di più, non accontentarsi mai, quindi più spazzamento, più riassetto, più multe, più decoro, e anche il tavolo sul decoro che abbiamo istituito dai primi settembre sta fruttando molto, perché stiamo facendo già molte azioni, quindi Napoli deve essere sempre più bella con l'aiuto dei cittadini. Via Breccia in realtà però hanno chiesto la riconversione totale, insomma, di quel sito, diciamo, lei conferma che comunque lo faremo insieme a loro, noi stiamo lavorando insieme a loro, anche l'altro ieri siamo visti con loro, loro entreranno nel comitato popolare di valutazione e gestione di quello che si farà all'ICM, in linea con il modo con cui amministriamo la città da 8 anni e mezzo, nulla contro il territorio e senza il territorio.